quarta edizione dell'evento Sposami, sempre presso al Baio Borgesati. Accanto a me l'organizzatrice Assunta Carlino, Wedding Planner. Allora, come si è strutturata questo evento, queste due giornate qui al Baio Borgesati? E allora, le giornate come ogni anno seguono, diciamo, un criterio di scelta di questi espositori in base prima di tutto alla professionalità e anche alla loro presenza sul nostro territorio. Infatti, come potete osservare, quest'anno abbiamo tantissime aziende leader nel settore, che ne so, abiti da sposa, fiorai, fotografi e comunque tutte espositori che ogni anno mi seguono sempre. Abbiamo visto anche l'incontro con il maestro Presutti, il Bon Ton, sempre al centro, no? Sì, sì, quest'anno abbiamo inserito questa nuova novità che è appunto la presenza del maestro Alberto Presutti, un esperto di Bon Ton e Galateo, che proprio oggi alle 15 ha tenuto questo corso, parlando appunto di tutte le buone regole, le buone maniere che una sposa dovrebbe sapere, o meglio dire che gli sposi dovrebbero sapere per affrontare questa grande organizzazione, questo evento del matrimonio. Bene, il Baio Borgesati è una location perfetta sia per il matrimonio che per eventi di questo genere. Anche l'anno prossimo immagino si terrà qui. Sì, il Baio Borgesati è sicuramente una struttura qui in provincia di Trapani favolosa, anche perché ci dà la possibilità di avere delle location sia classiche che una bella struttura nata 3 anni fa, il Villa Leonardo, che è prettamente moderna. Progetti per il futuro, quali saranno? Progetti per il futuro ce ne sono tantissimi. Proprio un altro sogno che si sta realizzando è proprio l'apertura di un altro punto vendita a Marsala, in via Massimo D'Azeglio. Marsala mi sta dando tanto, sono molto soddisfatta e ho voluto premiare questa cittadina appunto con la mia presenza anche in loco. All'evento Sposami presso il Baio Borgesati, organizzato dall'Assunta Carlino Events e Wedding Planner, ha partecipato anche il maestro Alberto Presutti, esperto di Bon Ton e Galateo. È importante seguire il Bon Ton e un certo Galateo anche per quanto riguarda il matrimonio. Quali consigli dare agli sposi? È fondamentale, perché se non si conoscono le regole del Bon Ton e del Galateo, che affondano anche nella tradizione, si rischia di creare il proprio matrimonio in maniera confusa, in maniera non indimenticabile, e quindi di fare un matrimonio di cui poi ci pentiremo, perché sarà pieno di gaffe e di errori che poi i nostri invitati noteranno. Quali quelli più ricercati, insomma, quali quelli che si commettono più spesso come errori? Si commettono a partire dalle partecipazioni, in cui non è chiaro per chi le riceve chi deve portare insieme a sé al matrimonio, come errori fatti al momento del banchetto, in cui la goliardia, le cattive parole o la confusione che poi avviene tra sposi ed invitati per fare giochini che debbono poi portare ad ulteriori esposizioni economiche degli invitati, tipo il gioco della cravatta, o vedere peggio ancora lo sposo che si toglie la giacca o la cravatta, la sposa che si toglie le scarpe o che si mette a fumare. Ecco, sono tutte cose veramente di cattivo gusto. Bene, è appena finito un incontro assieme a dei futuri sposi che abbiamo visto anche molto partecipativi. Cosa ne pensa lei? Penso che è la risposta a quanto ho detto poc'anzi: solo conoscere le regole, le nozioni ed essere informati ci consente anche poi di andare da uno specialista, come posso essere io o una wedding planner, sapendo già quello che noi vogliamo, e non mettersi nelle mani di un tecnico alla cieca.
Sira Pallo di Marsala, presenti qui a Sposami al Baio Borgesati. Qual è stata la partecipazione di pubblico a questa manifestazione? Come vedete è tutto pieno, ci sono tantissime spose, tantissimi sposi, ragazzi che vogliono convolare a nozze. Per fortuna, per noi che veniamo abiti a sposa, è sempre bello che vanno verso questo giorno importante e che è il coronamento del loro sogno, il loro matrimonio. Noi cerchiamo di accompagnare le spose, un po' tutto il matrimonio, la sposa, la mamma, la sorella, la cugina, le testimoni che per ora sono, diciamo, il periodo di questo matrimonio evento, dove le spose vengono accompagnate dalle amiche, da chi veramente ci tiene a essere presente al matrimonio. Cosa avete portato qui stasera? Allora, io ho voluto puntare, come avete capito, sull'amore, sul rosso, sui fiori, sul cuore, sull'amore a 360 gradi. Infatti ho puntato sia sul romanticismo, e vedrete molti abiti romantici, è un po' quello che si aspetta la sposa, che sia principessa per un giorno, che sia una principessa moderna, un po' retro, abbiamo un po' tutto, e viva l'amore, e viva il Borgesati, e viva Assunta che mi ha invitato, e io sono contenta di essere qua a questo evento. Romano Gioielli a Castelvetrano ti accompagnerà nella scelta della sede nuziale. In che modo accompagnate quindi gli sposi anche nella scelta? Perché ci sono vari tipi di sedi nuziali. Allora, salve, io sono Giuseppe Romano. Noi l'accompagniamo fin dall'inizio, da quando sono primi fidanzatini, quindi magari con le fedine, magari con i primi regali, fino alla scelta delle fedi. Momento importante perché magari è l'anello che dovranno portare per tutta la vita, che poi magari si rinnoverà con il 25esimo, quindi nozze d'oro, nozze di diamanti magari. Quindi li cresciamo, ecco, gli sposi li cresciamo fino al per il futuro. Parliamo dell'evento Sposami qui al Baio Borgesati, organizzato da Assunta Carlino, un evento ben riuscito, no? Sì, per noi è la prima esperienza, perché non mi aspettavo questa organizzazione ben fatta. L'offerta è a 360 gradi, vedo dei confetti, vedo tutto ben fatto, secondo me è interessante per ognuno che viene e che effettivamente ha l'intenzione di andarci a sposare. Alchimia Live Band qui presente a Sposami al Baio Borgesati. Quali sono i brani che proponete più spesso ai matrimoni? Allora, noi variamo un po', il nostro repertorio va da Rino Gaetano a più recentemente Maxi Gazzè. Dentro c'è una componente un po' variegata di brani siciliani, dei mix anni 70-80, insomma un bel calderone di cose belle. Cosa ne pensi di questo evento, di queste due giornate qui al Baio? Direi che è veramente, veramente organizzato, veramente bene. Bene, per la prima volta in diverso tempo finalmente sto partecipando a una fiera che è veramente fatta con criterio. Come vi possono rintracciare gli spot? Allora, noi abbiamo una pagina Facebook, Alchimia Key, scritto con la KY e poi KY ripetuto dopo Alchimia Key, oppure su matrimonio.com, siamo pure lì. Poi abbiamo pure una pagina YouTube, sempre Alchimia, c'è il nostro logo e chi vuole può contattarci tranquillamente sui network che ci sono in giro. Quindi. Non ci penso neanche dopo, perché non mi rendevo Gesù, perché poi non tornavo. Mi sono svolto, che se non c'è un cammino, contento che la tua già diventati, fatemi guidare gli inverni, ma se mi attraverso fammi, un ricetto di pianeti da salvare, fosse la bontà del vostro cuore, di scoprire che era la verità, che non c'è un cammino, ma non è più di un cuore, non si può essere. Lasciami spiegare. Tra per animazione
per rendere il matrimonio un evento allegro, particolare, divertente. Sì, pensiamo a tutto quello che riguarda i bambini, ci immergiamo proprio nel loro mondo, dai colori dei vestiti delle animatrici fino a riguardo tutto quello che riguarda la musica, i giochi, i gadget da dare a questi bambini, che è proprio una novità di quest'anno, come le bomboniere per gli adulti, per tutte le famiglie, anche i bambini andranno a casa con qualcosa in mano, con un regalino, e anche loro saranno contenti e partecipi di questa festa. Anche perché, voglio dire, i bambini spesso e volentieri poi si ritrovano che corrono a destra e sinistra nella sala, invece in questo modo hanno qualcosa da fare, si divertono. Esatto, è un modo alternativo per far passare loro e anche i genitori una serata più tranquilla e più piacevole, in modo tale che sia i bambini sono felici di partecipare attivamente alla festa e a fare qualcosa che a loro piace, e i genitori non vanno dietro a questi bambini che gironzolano sala sala. Bene, cosa ne pensi invece dell'evento Sposami? Queste due giornate come sono andate? Cosa ne pensi di Assunta Carlino e della sua organizzazione? È tutto perfetto, per quanto riguarda noi e tutti gli altri stand, almeno vedo molta collaborazione e molta organizzazione, sia per quanto riguarda gli spazi e come è organizzato in generale tutto. City Pass, agenzia di viaggio a Castelvetrano, voi accompagnate, appunto aiutate gli sposi a scegliere dove andare per questo viaggio di nozze, quali sono le date più gettonate? Beh, sicuramente l'estate, la primavera, estate, autunno è la stagione più ambita per i matrimoni, anche lungo raggio. Abbiamo tantissime soluzioni adatte ad ogni genere di prezzo, oggi si deve stabilire un prezzo, c'è un budget iniziale che bisogna rispettare, e anche per questo abbiamo costituito un gruppo Facebook che si chiama Croceriamo Costa, che si occupa di crociere anche lungo raggio, anche di viaggi di nozze. Le tappe, dove vogliono andare gli sposi più spesso? Beh, gli sposi a volte per comodità scelgono le crociere, quelle che hanno i porti più vicino a casa loro, però sognano le Maldive, sognano i Caraibi, una tipologia di viaggi un po' più importante. Voi invece cosa offrite appunto agli sposi? Beh, noi non siamo, il gruppo non è specializzato ovviamente soltanto per gli sposi, ma per tutti i membri, che siano famiglie o persone anche single, coppie, insomma un po' tutti. E noi consigliamo nel gruppo, attraverso i nostri post condivisi sia da noi amministratori, cioè io già come la nostra amica Elena, ma anche post dei nostri membri. In 50 giorni siamo quasi 5.000 membri. Invece parliamo dell'evento, Sposami qui al Baio Borgesati, come stanno andando queste due giornate, cosa ne pensate dell'organizzazione dell'Assunta Carlino? Eccellente, e io ero anche qui l'anno scorso, devo dire che Assunta è ormai una professionista del settore, noi ci affidiamo esclusivamente a lei, sappiamo come organizza, ci sono le migliori aziende, l'evento è sempre veramente organizzato in maniera zelante, complimenti ancora, complimenti. Accanto a me Marilena Angileri della Angileri Fiori. Allora, cosa proponete voi agli sposi? Quali pacchetti, se ci sono anche dei pacchetti? Allora, il pacchetto di solito è personalizzato, nel senso che dipende dalla scelta della chiesa, dalla scelta della sala, e noi consigliamo un pochino l'addobbo da fare. Personalizziamo un po' tutto, ecco. Soprattutto scegliamo un addobbo, consigliamo un addobbo semplice con i colori chiari, del bianco che è caratteristico del matrimonio e del verde che è un portafortuna nella galateo del matrimonio, e la rosa che è bianca, che è sinonimo di candore e di purezza, e in questo caso si sposa benissimo appunto per un matrimonio. Parliamo di queste due giornate qui al Baio Borgesati, come sono andata, cosa ne pensa dell'organizzazione? Organizzazione eccellente, ho visto, riscontrato tanto interesse da parte delle persone e di alcune coppie che proprio ci hanno già preso appuntamenti. Organizzato veramente benissimo, e la location è carina, l'organizzatrice è stata veramente perfetta, direi. Sono contenta e soddisfatta di aver partecipato. Mulier donna di Marsala non poteva mancare qui a Sposami al Baio Borgesati. Quali sono le aziende che tratta? So che è esclusivista anche di qualche azienda. Sì, noi trattiamo Alberta Ferretti, Valentino Garavani, Officine di Cuciture, Rea Costa e tante altre, e tra cui anche Yes Spero, che è un'azienda con cui lavoro molto bene. Quali sono le tendenze di quest'anno? Le tendenze di quest'anno, una sposa molto romantica,
si è messa un po' da parte la sposa molto sexy, quindi un po' l'abito a sirena va tramontando. E peraltro il tulle è molto leggero, in seta pura, e con i pizzi fatti sui veli e come merletti sui veli. Bene, cosa ne pensa di queste due giornate di Sposami al Baio Borgesetti, come sono andate? È la seconda volta che partecipo e sono molto contento perché propongo i miei abiti e vedo che le ragazze prendono gli appuntamenti per venire in boutique e provare. Quindi vuol dire che la cosa funziona. Dai quattro cantus presenti qui a Sposami al Baio Borgesetti, qual è il repertorio che proponete più spesso ai matrimoni? Cosa vi chiedono? Allora, di solito noi facciamo un repertorio abbastanza misto e variegato, più che altro per accontentare, diciamo, un po' tutto quello che richiede, diciamo, gli invitati che ci sono in un matrimonio. Pertanto facciamo sia brani attuali, magari per fare divertire i giovani, e anche brani gli evergreen degli anni 70 per fare divertire anche i meno giovani e coinvolgere, diciamo, tutte le fasce d'età, ripeto, che possono essere presenti in un matrimonio. Ci divertiamo e cerchiamo anche di interagire con sposi e invitati proprio per creare quel momento di allegria in quel giorno indimenticabile. Il tutto è eseguito live, questo ci tengo a dirlo. Bene, allora, sono già arrivati ormai all'ultima serata di questo evento qui al Baio Borgesetti. Come sono andate, come lo potrebbe definire appunto questo evento? Allora, per noi intanto è il secondo anno che la facciamo, pertanto il fatto che ci siamo riconfermati è perché comunque il Borgesetti già è una sala che dà molte conferme ed è molto rinomata in zona. E la wedding sa bene organizzare, Assunta sa bene organizzare gli eventi, e pertanto abbiamo avuto un buon afflusso l'anno scorso, un buon ritorno, pertanto quest'anno ci siamo riconfermati e già i risultati li abbiamo avuti, anche se ancora ce n'è da un po'. Vanità donna di Marsala per un'acconciatura perfetta, perché va anche concordata insieme. Quali sono le prerogative per cui scegliere appunto un'acconciatura? Certo, sicuramente con l'accordo della sposa decidere secondo il vestito, lo stile del vestito è molto importante, e poi in comune accordo avere una sposa e il parrucchiere deve avere un feeling, non, come prima volta naturalmente non deve andare a fare un'acconciatura in un parrucchiere, non c'è mai andato, però già quando tu parli con un parrucchiere vedi se c'è feeling, automaticamente puoi studiarla assieme a secondo la formazione del viso, il vestito, lo stile, è un po' tutto. Quanto è importante anche fare le prove prima, no? Certo, è importante. Allora, se una cliente, alle volte nemmeno mi chiedono di fare la prova perché la fiducia c'è, però è molto importante per sentirsi più sicuro sia il parrucchiere il giorno del matrimonio, per tranquillizzare la sposa, essendo che è il giorno più bello della di come si dice, perché effettivamente è importante tranquillizzare la sposa, non metterla in ansia, e perciò le prove vanno fatte. Siamo ormai sul finire di questo evento, Sposami al Baio Borgesetti, come definirebbe questo evento, queste due giornate? Direi, io è il primo anno che ci partecipo, sono molto contenta dell'organizzatrice, abbastanza in gamba, al prossimo anno. Thank you.
Accanto a me Maria Cristina Messina, che ci parlerà appunto della Folletto, un accessorio che è importantissimo in casa. Sì, sì, è il nuovo Folletto, questo è l'ultimo nato, è completamente diverso da quello che c'era prima, perché ormai ha un sistema di pulizia dove, con questa che è la base del nuovo Folletto, possiamo fare direttamente tappeti e a terra. Quindi diciamo che è diventato molto più pratico di quello che c'era prima ed è la novità del Folletto. Poi il Folletto è formato da diversi pezzi, perché abbiamo pure la lava pavimenti, che la stiamo vedendo, e il picchio, che è quello che pulisce i divani e a terra. Bene, cosa ne pensa di questa manifestazione, di queste due giornate qui al Baio Borgesati? Sono state bellissime, io è il primo anno che partecipo a questa manifestazione e spero che il prossimo anno ci sia di nuovo, perché la signora Assunta che ha organizzato la manifestazione è stata veramente non brava, di più. Accanto a me la Cuore Matto Band, quali sono i brani che proponete più spesso ai matrimoni, cosa vi chiedono? Allora, ci chiedono intanto i brani attuali, perché i tormentoni vanno sempre, la gente ascolta la radio e poi preferisce ascoltare questi pezzi di successo al loro matrimonio, però vanno bene anche qualcosa di più antico, per accontentare un po' tutti, sia grandi che giovani, quindi abbiamo un repertorio molto vasto. Gli evergreen vanno sempre, la gente li riascolta con piacere. Il nome è anche significativo, Cuore Matto, perché noi suoniamo con il cuore, ma siamo anche un po' matterelli, perché ci sta un po' di brio durante il matrimonio, ci sta. Come sono andate queste due giornate qui al Baio Borgesati? È stato fruttuoso? Molto meglio di come ci si aspettava. Adesso sai, ci sono tante fiere in giro, ma qui questa fiera è stata molto visitata e sono venuti soprattutto coppie interessate ad ascoltare, a sapere, insomma i ragazzi si muovono. La fiera resta sempre un momento di incontro fenomenale sia per chi espone che per i visitatori. Presente qui al Baio Borgesati anche l'associazione Divulgazione Arte, di cosa vi occupate e cosa state esponendo in questo momento? Buonasera, noi ci occupiamo di divulgazione arte a 360 gradi, quindi andiamo dalla pittura alla scultura, piccoli arredamenti. Questa sera presentiamo le opere del pittore Agostino Cancogni, che è toscano, sono degli acrilici su carta, ma ci sono anche opere ad olio, olio su tela. C'è una pagina Facebook dove si possono visionare queste opere, ma anche opere di altri artisti per arredare casa, per i futuri sposi, ma anche per quelli che già hanno una casa, che sono già sposati e vogliono aggiungere del bello nelle loro case. Com'è andata questa manifestazione qui al Baio Borgesati? Questa manifestazione è andata bene, c'è stata affluenza di pubblico, abbiamo distribuito molti biglietti, abbiamo avuto molti contatti, speriamo di continuare ancora così. Frenesia è presente qui al Baio Borgesati, direttamente da Mazara del Vallo. Quali sono le cose che vi chiedono più spesso gli sposi, le tendenze di quest'anno? Allora, abbiamo una vasta linea di bomboniere, tutte novità 2017-2018, spettacoli pirotecnici, decorazioni con palloncini, che abbiamo le ultime tendenze con l'effetto metallizzato, confetti di vari gusti, abbiamo più di 70 gusti di confetti. Poi abbiamo una novità, che è il tavolo selfie, quindi con cornici particolari, abbigliamento, parrucche, boa, quindi cose un po' più spiritose. E poi tutta la nostra simpatia, sperando che convinciamo giustamente i nostri clienti a scegliere noi giustamente per il loro matrimonio. Come sono andate queste due giornate qui al Baio Borgesati? Molto positiva, sinceramente. Abbiamo visto che
diciamo, gli invitati hanno, non so, valutato il nostro stand e piace questa fiera, insomma. Nadia Sposa è qui presente al Baio Borgesati per questa bellissima manifestazione di 2 giorni, ormai giunta quasi al termine. Com'è andata secondo lei queste 2 giorni qui al Baio Borgesati? Per me è stata la prima esperienza, devo dire fantastica, veramente è un punto di notevole incontro per le coppie di fidanzati che si devono sposare prossimi al matrimonio, quindi per farsi conoscere e poter anche accontentare loro e le loro esigenze. Abbiamo portato, il pizzo è sempre un classico che si ripete di anno in anno, poi abbiamo portato vari modelli dall'ampio allo scivolato, ma anche le sirene in pizzo e sirene morbide, che sono l'apice dei matrimoni, quelli più scelti dalle ragazze di oggi.